I'm gonna shout, shout, shout. When the spirit says shout, shout, shout. When the spirit says shout, shout, shout. I'm gonna shout and obey the spirit of the Lord. I'm gonna I quasi 1700 iscritti alla quinta edizione della Corsa ad Altri Tempi, svoltasi a Mugnai lo scorso 15 aprile, hanno permesso agli organizzatori di raccogliere una cospicua cifra che, tolte le spese sostenute, perseguendo lo scopo principale dell'iniziativa, giovedì 31 maggio è stata distribuita alle scuole e alle associazioni di volontariato del territorio. Quando l'hai pensata all'inizio, ti aspettavi una così grande affluenza all'interno di questa manifestazione? No, non mi aspettavo un'affluenza così importante. Siamo soddisfattissimi, soprattutto per l'andamento generale anche di tutti i volontari che ci assistono ogni anno, e ci piace essere trasparenti e quindi invitiamo tutti chi ha qualche dubbio sul nostro operato di chiedere un appuntamento nella sede dei donatori di sangue di Mugnai, dove saremo felici di farvi vedere tutti i conti e i resoconti della nostra manifestazione. Alla cerimonia, svoltasi nella sala civica di Mugnai, hanno partecipato, oltre agli organizzatori, il sindaco di Feltre Paolo Perenzin, l'assessora al sociale Deborah Nicoletto e rappresentanti delle suddette scuole ed associazioni. La rilevanza che la Corsa ad Altri Tempi, una manifestazione che ormai è giunta insomma a livelli molto alti, può avere all'interno del territorio come donazione del sangue. Allora, io penso che considerando il numero di persone che partecipano a questa manifestazione, in particolar modo le famiglie, i genitori, sono un numero importante per fare la promozione della donazione del sangue, e sono persone molto, penso, più sensibili per queste attività di volontariato. Dopo il saluto del presidente della FIDAS di Mugnai, Marco Gorza, che ha anticipato che la sesta Corsa ad Altri Tempi si svolgerà il 14 aprile 2019, è intervenuta Deborah Nicoletto, che ha sottolineato come la Corsa ad Altri Tempi sia sempre più un evento importante e divertente che dà il senso di comunità. Nicoletto ha voluto anche sottolineare il successo ottenuto dal connubio nato fra il comitato organizzatore della corsa e il Mulino Angeli, Casa Museo degli Spaventapasseri di Roncegno di Trento, connubio che ha portato a realizzare il gradito ed originale concorso degli Spaventapasseri. I sostanziosi contributi sono stati consegnati alle scuole elementari e materna di Mugnai, medie elementari dell'Istituto Canossiano, Boscariz, elementari asilo di Foen, asilo Sanguinazzi e scuola di Rasai. Le associazioni che hanno ricevuto il contributo sono state Juventina Mugnai, Comunità Carionghi, Associazione Margherita, Villa San Francesco, Mensa dei Poveri, International Prader Willy, Mano Amica, Belluno Donna e Atletica Lamon. Allora, insieme a Consuelo anche Lucia è stata una delle dietrici della Corsa ad Altri Tempi, è un'educatrice della Comunità Carionghi e adesso vi spiega che cosa fanno e di cosa si occupano. Allora, la comunità Carionghi fa parte della cooperativa Porta Aperta, una cooperativa che da parecchi anni gestisce servizi sia per i minori che per i disabili. In particolare la comunità si occupa di ragazzi con difficoltà relazionali familiari, ragazzi maschi in età compresa dai 14 ai 17 anni. La cooperativa Porta Aperta, di cui appunto questa comunità fa parte, è un partner della Corsa ad Altri Tempi dalla prima edizione, e i proventi vengono anche devoluti appunto alla comunità Carionghi. Quest'anno il contributo verrà destinato per portare i nostri ragazzi al campeggio estivo. I contributi dei donatori si sono uniti anche a quelli degli alpini di Mugnai e del Bar La Sosta, che ha donato due set da hockey alla scuola media Rocca. Uno specifico ringraziamento è andato all'AL di Belluno, che quest'anno compie 35 anni. Il sindaco di Feltre, Paolo Perenzin, ha ringraziato il mondo associativo perché in Italia da una parte ci sono molteplici problemi, ma dall'altra c'è tutta la realtà del volontariato, del mutualismo e delle associazioni che costituiscono il cuore pulsante che la tiene viva.
secondo te la Corsa d'Alti Tempi può avere un ampliamento nel territorio, magari coinvolgendo il centro di Feltre? Sì, assolutamente. Tra l'altro adesso che insomma non si passano più le auto, viene proprio bene e molto facile anche utilizzarlo per questi motivi. E soprattutto io penso che mettere una corsa come la Corsa d'Altri Tempi in centro a Feltre va proprio nell'indirizzo e nella direzione giusta, perché il motivo per cercare di creare spazi dove le persone ci possono stare a chiacchierare è il motivo principale per cui si fanno scelte di questo tipo. Quindi benissimo e a disposizione. Al termine, i convenuti si sono trasferiti nella vicina sede FIDAS, dove era stato allestito un rinfresco.